gol belli, se no non li fai. No, l'importante oggi era vincere, abbiamo fatto una grande partita, l'importante era chiudere questo campionato al meglio, adesso ricarichiamo un po' le batterie e poi cominciamo a prepararci per questi playoff. Quanto era importante comunque fare risultati, dare un segnale, anche perché il mister ha detto, io ho dato veramente la possibilità a tutti in queste settimane, magari anche chi ha giocato meno si è rimesso al pari, almeno nella considerazione del mister, adesso ve la giocate davvero tutti alla pari. Sì, era molto importante chiudere bene, era molto importante per dare continuità ai risultati, perché comunque bisogna creare una mentalità vincente, che poi ci accompagnerà per tutti i playoff. Ti ha costruito bene, il tuo è stato molto bello, perché per Rotta, Faedo, tu insomma un'azione che non ha lasciato niente al caso, quindi insomma sintomo che state lavorando, ci state lavorando tanto. Sì, stiamo lavorando molto bene con il mister, cerchiamo di mettere in pratica quello che lui ci chiede, però lo stiamo facendo bene, ma dobbiamo ancora migliorare. Per te forse è stato un po' più semplice perché lo conoscevi già, non perché sia più semplice mettere in pratica quello che lui dice? Sì, diciamo che comunque il mister l'ho avuto più di 2 anni fa, quindi lo conosco da un po' prima rispetto agli altri. Però ecco dai, tutti diciamo che stiamo facendo bene in queste partite da quando è arrivato lui e dobbiamo continuare così, anzi fare meglio. Visto che ti conosceva già, ti ha detto qualcosa in particolare quando è arrivato magari a te, ad Antonio, a Nico? No, anzi ha detto che comunque conosceva tutti perché ha guardato molto le partite, quindi comunque la squadra la conosceva, noi ci conosce da un po' prima a livello personale, però per il resto conosce tutti. Adesso in 20 giorni se non slitterà ancora l'inizio dei playoff, insomma come li preparate? Sì, adesso come ho detto ricarichiamo un attimo un paio di giorni le batterie e poi partiamo forte, ci sarà qualche amichevole per mettere ancora un po' di minuti nelle gambe e poi inizieranno queste playoff, vediamo allora. Ultima cosa, questa Triestina che giustamente era partita fuori dal pronostico, che avete visto oggi, può essere un avversario temibile come tutte le altre, come anche magari le sorprese che poi Domenico stava facendo? Ma sì, sicuramente è una squadra molto forte, sapevamo che oggi la partita era comunque una partita difficile, perché la Triestina è stata costruita per vincere, sicuramente dei giocatori di altissima qualità, ma come altre squadre, quindi i playoff sono un torneo a parte, quindi adesso si azzerano tutti i valori e non si possono fare pronostici. Ma dedicati, chiudo anche con te con questa domanda, magari visto che non è stato un campionato particolarmente fortunato, magari il gol, la dedica, un pensiero speciale? Un pensiero speciale lo faccio a Luca Crescenzi, il nostro compagno di squadra che purtroppo ha perso la madre un po' di giorni fa, quindi va a lui. Bene, grazie.